forti di questo atto preventivo che abbiamo fatto insieme per rinnovare la nostra fusione nell'umanità di Gesù, parte per parte, e di questo protesto, non come dico io, ma come dicono gli scritti, no? Protestare, giurare, promettere. Allora vogliamo passare un'altra mezza giornata, una giornata insieme a giurare negli atti della Divina Volontà. Oggi, come già vedrete dalla prima pagina proiettata, ci dedicheremo a studiare un pochettino il primo volume di Luisa, che quasi ci intimidisce, no? E vogliamo farlo applicando questo primo volume a ciascuno di noi. Infatti Angela, ispirata dallo Spirito Santo, ha detto: Marina, ho letto lì il volume 1 dell'anima, ma che l'anima è un volume? E allora mi si è accesa questo suggerimento, grazie ad Angela, allo Spirito in lei. Certo che l'anima è un volume, è un libro, in quanto proprio 2 giorni fa lo leggevo nel volume 31, dove la pagina eterna, il libro eterno di ciascun'anima è scritto in Dio. Tutti gli atti pensati e fatti nella umanità di Gesù per ciascuno di noi sono scritti in questo libro eterno che è l'anima nostra, questa pagina eterna. Il vivere nella Divina Volontà consiste proprio nell'attualizzare con i nostri atti continui, sequenziali, nella Divina Volontà, questo libro eterno, fare una copia perfetta, una copia vivente ad extra in noi del libro che è già scritto in Gesù e ab eterno nella Santissima Trinità per ciascuno di noi. Pertanto, grazie ad Angela, possiamo riflettere sul fatto che sì, il libro dell'anima, il volume 1 dell'anima. Perché allora volume 1? Perché sappiamo che il volume 1 e il primo volume in realtà non è quello scritto per primo da Luisa. Luisa ha cominciato gli scritti con il volume che oggi chiamiamo volume 2, la numerazione cronologica è stata data dopo. Le veniva dato questo registro, quelli della ragioneria, con la partita doppia quasi, e lei scriveva. Ha iniziato il 28 febbraio del 1898, per obbedienza al confessore, incomincia a scrivere quello che passa tra me e il nostro Signore, giorno per giorno. Poi però il confessore dice: sì, cominci adesso, però puoi fare un po' un racconto di come hai iniziato, della tua storia, c'hai quest'altra obbedienza. Povera Luisa, grazie Luisa per la tua obbedienza. E allora forse mentre scriveva il volume 2, ha scritto anche il volume 1, con la differenza che dal 2 in poi, sappiamo, sono tutti divisi in questi capitoli che vanno data per data. E lei mette la data del giorno in cui scrive e scrive quello che era passato la notte precedente o addirittura giorni precedenti, se non mesi precedenti, poi costretta a scriverlo sulla carta, tra lei e il nostro Signore. Nel volume 1 invece non ci sono titoli, non ci sono date. In realtà non va neanche a capo Luisa se guardiamo il manoscritto. Risparmia sull'inchiostro perché c'è pochissima punteggiatura e risparmia sulla carta perché non va mai a capo. Allora, non è un volume diviso in paragrafi, in capitoli, c'è un indice che ci fa capire adesso parla di questo, di quest'altro, no, è come una valanga. E inizia con che cosa? Nella sapienza divina comincia dal principio. Al principio era il verbo, inintenzionalmente chiamate lei, ma Gesù in lei. Come comincia il volume 1? Noi diremmo con la novena di Natale. In realtà comincia con gli eccessi d'amore nella incarnazione del verbo. E lei piccolina, c'è l'età di 17 anni, mi applicai a fare questa novena di Natale con 9 ore di meditazione ogni giorno, soprattutto concernenti il mistero della incarnazione. Poi c'era la voce interna che la invitava a seguire, così va.
scrive i primi tre eccessi nelle prime paginette del volume 1, poi dice vabbè dai, non credo che sono necessari. Poi il confessore dice no, devi scrivere anche gli altri, quindi alla fine del volume 1 ci sono gli altri, dal quarto al nono. Perché è importante questo inizio? Perché l'inizio della costruzione del palazzo della Gerusalemme celeste, che è l'anima, che è il regno della divina volontà, comincia da che cosa? Dal principio, che è, come abbiamo detto ieri, l'incarnazione del Verbo. E ci fa capire la potenza e la sapienza infinita nell'ordine, nella armonia, nella sequenzialità, nella pedagogia, nello sviluppo dei temi che c'è Gesù. A volte noi pare che giochiamo a carte con gli scritti, diciamo questo viene, prende un po' di là, un po' di qua, quasi quasi. Dobbiamo imparare ad avere quella riverenza, no? E per quanto ci è possibile individualmente, leggerli sequenzialmente, così come Gesù ha messo un mattone sopra l'altro. Poi è bello anche fare delle meditazioni per tema, però la costruzione del palazzo viene proprio dalle fondamenta, poi i mattoncini. Tant'è vero che proprio Gesù, dopo il volume, paradossalmente, ecco, i primi 19 volumi sono quelli che sono usciti prima, perché erano stati trascritti dalle suore del Divino Zelo. Poi, quando i volumi vennero messi fisicamente negli archivi del Vaticano, in realtà c'erano già le copie di questi primi 19 volumi che il padre Nibale aveva fatto copiare, fotocopiare, diciamo, dattiloscrivere, dalle suore del suo ordine a Messina. Quindi, fino a pochi decenni fa, c'erano fuori soltanto i primi 19 volumi. E non è neanche questo un caso. Tanto è vero che poi Gesù dice, queste sono le fondamenta, sono i mattoni, sono le verità principali. Un po' nel volume 20 dice, le verità principali le ho sistemate, adesso dobbiamo adornare, dobbiamo cesellare. E quindi quanto è importante l'ordine, la cronologia, perché possiamo ricevere la formazione della vita della divina volontà in noi. Tant'è vero che i primi 10 volumi non parlano molto del vivere nella divina volontà. Sì, ci sono degli inizi e degli accenni, il primo nel volume 3, ma i semi già nel volume 1. Ma la dottrina del vivere nel divin volere si sviluppa in modo più insistente, prestante. Gesù, Luisa dice a Gesù, ma Gesù, ma pare che mo ti metti a parlare solo di sto divin volere, ma sei fissato? Certo, figlia mia, qui ti aspettavo. Nel volume 1 invece vediamo, e nei successivi volumi, soprattutto fino al 10, la formazione dell'anima cristiana, l'ordine delle virtù, l'imitazione di Cristo, l'umiltà, la rassegnazione, la mortificazione, fino alle virtù teologali, la fede, la speranza, la carità. Poi queste virtù che assumono come aspetti personificati dell'umanità di Gesù. Tant'è vero che Luisa parla con la signora obbedienza, ha conversazioni con le virtù. Anche il modo in cui Luisa parla delle virtù è unico. E sono qualità viventi dell'umanità di Cristo. E poi Gesù la invita ad entrare dentro la sua umanità per trovare come la divinità operava nella sua umanità. Ecco, quindi, tornando al volume 1, cerchiamo oggi, perché il volume 1 dell'anima, nel volume 1 vediamo tante cenni e digressioni autobiografiche di Luisa. Andava in chiesa, poi ha iniziato a sentire la voce di Gesù e poi le obbedienze del confessore, eccetera, eccetera. Lo vedremo, faremo un piccolo sommario. Ma dice, ma allora a me che mi serve? In realtà quello che cercheremo di fare oggi è estrapolare, quasi tirare fuori le circostanze specifiche della vita di Luisa, che sono inimitabili, così che non ci venga la tentazione di imitare le circostanze esterne. Gesù ci ha messo di fronte al paradosso.
vivere nella divina volontà non certo vuol dire stare a letto per 40 anni. Le circostanze della vita di Luisa sono uniche. Però la formazione della vita divina che Gesù fa in lei è il modello per ciascuno di noi. Per questo vogliamo prendere i passi che Gesù pian piano fa nell'anima di Luisa, le disposizioni, l'ordine delle virtù, la purificazione, e applicarlo a noi. Ed ecco che questo vuole diventare il volume 1 dell'anima, che non è che finisce. Volume 1 dell'anima è un modo per dire il continuo ciclo di purificazione a cui siamo chiamati, che non si conclude nel vivere nella divina volontà. Continuamente noi siamo purificati, continuamente dobbiamo essere purificati, quindi è un ciclo continuo che si ripete. Ecco, quindi molto brevemente, proprio perché non ci sono paragrafi, capitoli, poi magari nelle varie edizioni che informalmente si trovano stampate, qualcuno ci ha messo dei capitoli, degli indici, giusto per capire, ma in realtà è un unico periodo. A sento c'è il punto, no, ci sono i punti, però. Inizia con la preghiera iniziale di Gesù e di Luisa, che si affida a Gesù, Maria, agli angeli, a San Giuseppe, a San Michele, a San Raffaele. Poi comincia con i primi due eccessi, non tre, avevo detto tre, sono due, i primi due eccessi nella incarnazione, eccessi d'amore nell'incarnazione del Verbo. Poi comincia la digressione delle sue vicende personali e di come Gesù ha iniziato a richiedere da lei l'imitazione della sua vita. Poi lui a un certo punto viene messa a letto per ubbidienza. Lei pensava, ma dai, sarà per una quarantina di giorni, no? Abbiamo parlato ieri del 40 nel linguaggio biblico e nel linguaggio di Scritti Luisa come il numero del sacrificio prolungato. Lei pensava, mi faccio una quaresima nel letto per soffrire in riparazione dei peccati delle creature, poi sicuramente posso tornare alla mia vita, posso scendere giù, andare alla chiesa, andare alla messa, alla comunione. Se Luisa avesse saputo che doveva stare nel letto 40 anni, quanto sarebbe stato molto più difficile per lei sottoporsi a questa obbedienza. È Gesù che ci attira con i piccoli sacrifici e poi ci mette in questa sua trappola divina. Con croci e grazie. Una croce maggiore chiama una grazia maggiore. Voglio solo accennare, prima di passare al volume 1 dell'anima, ad una piccola digressione che Luisa fa già nel volume 11. Il confessore dice, faccio una piccola parentesi in tema alatere, mi interrompo perché il confessore mi chiede di spiegare come vedo Gesù, come mi parla, cioè, ma come funziona. Questo per noi è bello capire anche misticamente come avviene questa conversazione. E Gesù dice, Gesù mi parla, potrei dire, in quattro modi, dice la Blume. E c'è, tra l'altro, questi quattro modi, soprattutto i primi due, si verificano sia che il mio spirito sta nel corpo, sia che l'anima esce fuori. Dice, il primo è un parlare intellettuale, dove Gesù le parla con un linguaggio non umano. Comunica direttamente la verità alla sua mente, alla sua anima. Dice, per questo quando io ritorno in me stessa, è talmente alto e sublime questo modo, che mi riesce difficile poi scriverlo. Dice, come faccio a tradurre la luce, la verità che a livello intellettuale mi ha infuso, a tradurla in linguaggio umano? Proprio per questo Luisa dice spesse volte, mi sento balbuziente, perciò faccio punto. Mette il punto. Perciò faccio punto, inutile che cerco di spiegarmi di più perché è impossibile. Poi dice, un altro modo in cui Gesù mi parla, questo magari può interessare chi di voi è esperto di mistica, dice, ma come avvengono queste conversazioni? Però è bello conoscere anche questo. È un parlare più di tipo umano, nel senso che lui si è sempre il suo spirito fuori
dal corpo, e Gesù le parla, però utilizza il linguaggio umano. Cioè, in questo modo mi riesce più facile, quando rientro in me stessa, metterlo sulla carta, perché è impressa nella sua mente e nella sua anima quella verità utilizzando il linguaggio umano. Quindi lei ripete e verga sulla carta quello che trova già scritto con linguaggio umano nella sua anima. Questo, tra l'altro, ci fa comprendere come Luisa non è una messaggera. Gli scritti non sono messaggi. Gesù scrive queste verità nell'animo di Luisa, e poi quello che scrive fuori è quello che è la cascata, il trabocco di quello che è scritto, operato e vissuto nell'anima sua. Questo Luisa non è, non scrive dei messaggi, Luisa è un'opera di Dio. È l'opera di di un'anima che vive nel divino volere. Il terzo Fiat è il modello del terzo Fiat, con un'anima di stirpe comune come noi tutti, cioè nata con peccato originale. Poi dice, il terzo modo con cui Gesù mi parla è il parlare sostanziale, in cui Gesù non parla, non usa molte parole, lo troviamo anche nel volume 1. Per esempio mi dice carità, e nel pronunciare quella parola mi comunica la sostanza di quella parola, perché la parola in Cristo, lui è verbo incarnato, lui è la parola incarnata, la parola non è altro che il suono dell'atto di Dio, quindi è la sostanza della vita divina che porta questo suono della parola. È bello questo parlare sostanziale. De Lunga dice, il maestro Gesù, cioè, con una parola mi insegna tante cose che centinaia e centinaia di libri non potrebbero spiegare. Il parlare sostanziale. Poi dice, c'è anche un parlare di tipo naturale. E questo mi succede, dice Luisa, quando lo spirito è presente nel corpo. Questo parlare naturale è come io odo, dice, odo la voce di Gesù dentro l'ascolto, dentro la mia anima. Quella che noi, che la mistica definisce locuzione interiore. È uno dei tanti modi. Lui sa anche questo. Dice, addirittura, questo parlare di tipo umano, non soltanto a volte lo sento con l'udito dell'anima, se la locuzione interiore, ma addirittura lo sento proprio con l'udito del corpo, come se Gesù stesse nella stanza e mi parlasse come mi parla zia Rosaria o Angelina. Per dire, ogni modo in cui Gesù parla con Luisa, sia che lei si trova dentro con lo spirito nel suo corpo, sia che lei giri insieme con Gesù per il cielo, il paradiso, il purgatorio, negli atti della divina volontà. Poi sappiamo, anche se non ci soffermiamo in questa sede, come Gesù dà a Luisa un nuovo metodo di vita e le promette di andare a visitarla ogni giorno. Poi arriviamo allo sposalizio mistico, che è l'apice della santità umana basata sulle virtù. Tant'è vero che il testimone di questo sposalizio lo fa Santa Caterina. Testimoni di nozze. Poi viene questo sposalizio mistico, viene rinnovato alla presenza della Santissima Trinità. E qui lui sa cambiare registro. Dice, io mi sentivo la Santissima Trinità presente in me, abitante in me, in modo reale. E questo è il seme che mette Gesù, il seme di questo dono della divina volontà, come vita divina reale presente nell'anima. E da qui poi comincerà piano piano, con tanti tanti anni di sofferenze, di verità, di atti, di preghiere, a spiegarle, ad espanderle quello che le ha dato, le ha infuso come seme, come germe,
già nel rinnovo dello sposalizio misto. Poi dopo c'è lo sposalizio della croce, e Luisa agogna lo sposalizio della croce e si prepara con desiderio di avere dolore per i propri peccati e desiderio della crocifissione. Lei desiderava essere crocifissa con Gesù. E Gesù, per prepararla e perfezionare questo sposalizio della croce, che fa? Le fa da confessore. Luisa fa una confessione generale. Ovviamente non è un sostituto per noi, noi andiamo dal ministro di Dio, stiamo parlando di mistica, no? Con Gesù, che fa la parte del confessore. Ma dice, ma ripete paro paro le parole del confessore durante la soluzione. Questo, se abbiamo tempo, lo vediamo, questa confessione di Luisa che dura 7 ore, alla fine della quale riceve una grazia speciale. In ogni confessione ciascuno di noi, se ascoltiamo bene, se riceviamo bene il frutto del sacramento, riceviamo una grazia specialissima che ci cambia la vita. Poi termina il volume 1 riprendendo gli eccessi d'amore nella incarnazione dal 3 al 9. Ecco, da qui in poi non parleremo più della vita di Luisa. Adesso parliamo del volume 1 dell'anno. Nel senso che, tirando fuori, estrapolando le vicende specifiche, vediamo che cosa ha fatto Gesù, che cosa ha detto a Gesù Luisa, che doni gli ha dato pian pianino durante il cammino che è percorso in questo volume. Questo cammino è stato diviso in diverse parti, si può fare in tanti modi diversi. Quello che faremo oggi è diviso in 5 parti, e ciascuna parte è divisa ancora in 5 punti, quasi che fosse possibile per noi quasi utilizzare la catena del Santo Rosario per seguire pian pianino i passi che Gesù ripercorre in Luisa nel purificarla, nel disporla. Allo stesso tempo, però, alla luce delle verità del vivere nel divin volere, dato che noi ci siamo fusi nell'umanità di Gesù, non vogliamo soltanto ricevere la purificazione, l'atto della purificazione, ma chi è che compie quest'atto? È Gesù e la sua volontà. E allora, entrare nel volume 1 vuol dire per noi adesso, alla luce delle conoscenze che Luisa non aveva a quel tempo, poter girare, così come abbiamo girato nella creazione, così come abbiamo girato nei mari di Maria Santissima, così come abbiamo girato ieri negli atti dell'Antico Testamento, girare negli atti che la Divina Volontà fa per purificare l'anima, sono atti divini. Pertanto non soltanto voglio riceverne gli effetti, ma voglio entrare anche nella fonte di quest'atto. Per questo lo chiamiamo rosario e giro. Nel rosario sembra, diciamo, il frutto di questa, del distacco, il frutto dell'umiltà, il frutto della mortificazione, il frutto di questa e quest'altra virtù. Nel giro invece ci mettiamo insieme alla Divina Volontà che sta facendo quell'opera in me, e non soltanto in me ma in tutti, e quindi diventa il giro dell'anima negli atti di purificazione e disposizione della Divina Volontà. Non so se mi sono spiegata. Pertanto alla domanda, dice, ma adesso io sono arrivata al volume 35, che faccio? Torno indietro? Faccio un passo indietro, vai pure avanti. In realtà no, è uno slancio in avanti, che il volume 1 continua, la Divina Volontà ci purifica continuamente. La Divina Volontà non aspetta che siamo perfetti
per vivere nella divina volontà. Anzi, dice Gesù, l'atto di fonderci nella divina volontà è l'atto più eroico, più sublime che fa la creatura. Io che faccio? Per onore della mia volontà, se è macchiata, la smacchio. Se ha le spine dei difetti, li polverizzo, li frantumo. E se c'ha addirittura i chiodi del peccato, li polverizzo. Ecco. Cominciamo proprio dall'anima nella sua condizione peggiore. Non so voi, ma io assomiglio. Diversi movimenti della mia vita assomigliavo a questo. Allora, come possiamo graficamente descrivere un'anima? Un vuoto per contenere Dio. In questo caso il vuoto è un punto nero, è pieno di pesce. Il peccato è il punto nero dell'uomo, ma lo stato di grazia e di operare il bene è il punto luminoso dell'anima. L'anima che non è in stato di grazia non solo è brutta, dice Gesù, ma è orribile, è il punto nero dell'uomo. Poi dice, la volontà umana paralizza la vita della divina nell'anima. Quante anime paralizzate senza della mia volontà. Quale spettacolo compassionevole vedere le umane generazioni quasi tutte paralizzate nell'anima. E quindi sragionevoli, cieche per vedere il bene, sorde per ascoltare la verità. Qui possiamo parlare di un'anima che si trova nel peccato, ma anche di un'anima che non è in stato di peccato, ma è ancora prigioniera della propria umana volontà. A ognuno la propria casistica. Lo stato dell'anima dominata dalla sconfidenza. Volume 28. La sconfidenza è l'atto debole nel corso dei secoli. Se non c'è piena confidenza tra me e la creatura, non si possono elevare a vivere nella mia divina volontà. La sconfidenza mette sempre ostacolo all'unione tra creatore e creatura e la turbatrice del volo verso chi tanto l'ama. La fa vivere rasente la terra e ad onta che non ci cade, le fa sentire al vivo le sue passioni. Onde, messa in ordine tra me e la creatura la vera confidenza, viene tolto il maggiore ostacolo di far regnare la mia divina volontà nelle anime loro. Oh. Qual è il peggiore ostacolo per far regnare la divina volontà nell'anima mia? Paradossalmente non è neanche il peccato. Se io mi pento e chiedo perdono nel santo sacramento della confessione e questo peccato viene affogato in mari di misericordia. Ma se non ci credo, se non mi fido, ha voglia tu a confessarti? Voglio dire, ha voglia io? Pertanto questo è lo stato iniziale. No, torna su. Lo stato iniziale dell'anima dominata dalla sfiducia, dal timore, dalla inerzia, la paralisi, dal disordine. Questa è una brutta fotografia. È brutta, vero? Non ci vogliamo stare ancora. E allora, che cosa fa Gesù? Inizia pian pianino con l'anima, a svuotarla di tutta quella pece che c'è dentro. Infatti, qual è il primo passo che fa Gesù con Luisa? È quella di svuotarla, non soltanto delle cose cattive che Luisa poverina, di che la devi svuotare, ma svuotarla anche delle cose sante, umane, dei suoi attaccamenti. E allora andiamo avanti. La prima fase di queste cinque si chiama
vuoto e purificazione. Giusto per avere il nostro schema in mente, no? Stiamo mettendo i paragrafi e i capitoli al volume 1 dell'anima. Il primo capitolo si chiama vuoto e purificazione. Gesù vuole fare il vuoto. In questo primo capitolo ci sono 5 paragrafi. Il primo si chiama distacco dalle creature. Infatti, la prima opera che Gesù fa in Luisa nel volume 1 è il distacco. La prima opera che vuole fare nell'anima per attirarla a sé è svuotarla di tutto quello che la attacca, alle creature, a se stessa, anche nel bene. Mi piace questo parallelo della creazione spirituale con la creazione naturale. Non so se alcuni di noi erano a Battipaglia un paio di mesi fa, dove abbiamo girato nella creazione. Come inizia la creazione? Il cielo, il vuoto. Per poter creare, Dio ha bisogno del vuoto. Tant'è vero che anche nel fare il nostro giro nella creazione abbiamo usato questa lettura come per dire il modello è la creazione naturale, quello che faceva Adamo con i suoi altri. Adesso voglio copiare questa, Gesù vuole copiare questa creazione naturale in me, una creazione infinitamente più bella e splendente, perché è eterna. La creazione naturale passerà, la creazione spirituale non passerà, perché la sua parola non passerà. E allora, prima Gesù ci vuole cielo vuoto, e poi ci può iniziare a mettere le stelle, gli astri, il cielo, la terra, eccetera, eccetera. Ecco, fare il vuoto, creare il cielo, il canvas, una tela vuota, che ti metti a dipingere se già ci sono le tue creazioncine dipinte sopra. No, no. Regnare vuol dire regnare solo, il re è solo. E infatti, volume 1, il Divin Maestro da principio, primo atto, pagina 3, pagina 4 del volume di Luisa, pose mano a spogliare il mio cuore da tutte le creature. Il primo atto che fa Gesù in Luisa, nel suo atto di vuoto e purificazione. E diceva, io sono tutto il bello che merito d'essere amato. Vedi, se tu non togli questo piccolo mondo che ti circonda d'intorno, cioè pensieri di creature, immaginazione, io non posso liberamente entrare nel tuo cuore. Questo mormorio nella tua mente è di impedimento a farti sentire più chiara la mia voce. Adesso nel caso di Luisa, ogni tanto torniamo al caso di Luisa. Cos'era questo mormorio? Non è che guardava i film o stava su internet, stava in famiglia. Che si faceva? Si lavorava a tombolo. E c'è, magari c'era una chiacchiera, un'altra seconda chiacchiera, poteva venire fuori un piccolo pettegolezzo. Tant'è vero che nel volume 1 troviamo che Luisa cercava, per sbrigarsi e poi andare alla preghiera, di prendere il lavoro e andarsene a lavorare da sola. Una volta ha finito il filo per il tombolo, diceva, Gesù, ma che è servito tutto questo bel marchingegno di lavorare da solo così poi posso venire in preghiera con te? È finito il filo, adesso devo andare dalla famiglia a chiedere il filo e mi possono trattenere con qualche conversazione, con qualche cosa. Dice Gesù, ma tu hai fede? Ognuno può conoscere personalmente qual è nella mia vita il mormorio? Che sono le chiacchiere mentre si fa il tombolo? No, insomma, non ho ancora visto il tombolo. Ma voglio, ci abbiamo dei mormori molto peggiori di quelli che si vivevano in via Nazario Sauro. Oggi lui, via Luisa Ticcarreta, ancora dal balcone. Basta accendere la TV, altro un mormorio. Imita me, quando stavo nella casa di Nazareth, la mia mente non si occupava d'altro che della gloria del Padre e della salvezza delle anime. La mia bocca non diceva altro che discorsi santi. Con le mie parole cercavo di riparare le offese del Padre.
e di saettare il cuore e tirarvi al mio amore, e primariamente la mia mamma è San Giuseppe. In una parola, tutto chiamava Dio, tutto si operava per Dio e tutto a Lui si rifaceva. Perché non puoi fare tu altrettanto? Scrive Gesù all'anima. Questo è il tuo volume 1, eh? Perché non puoi fare tu altrettanto? Perché non puoi fare tu altrettanto? Gesù ce li dà i modi per spogliarci del mormorio interno ed esterno. Specialmente una mattina, dopo la comunione, mi diede un lume tanto chiaro sull'amore grande che Lui mi portava e sulla volubilità e incostanza delle creature, che il mio cuore ne restò tanto convinto che da allora in poi non è stato più capace d'amare persona alcuna, non che Luisa non amasse, amare umanamente. Dice Gesù a Luisa: l'anima che vive nella divina volontà ama tutti come amo io, non ama nessuno e ama tutti, ma li ama divinamente. Mi insegnò il modo come amare le persone senza discostarmi da Lui, cioè col mirare le creature come immagini di Dio, in modo che se ricevevo il bene dalle creature dovevo pensare che solo Dio era il primo autore di quel bene e che se n'era servito delle creature per mandarmelo. Quindi il mio cuore si legava più a Dio, al donatore, non al messaggero. Se poi ricevevo delle mortificazioni, dovevo guardarle come pure strumenti nelle mani di Dio, per la mia santificazione, onde il mio cuore non restava ombrato col prossimo. E dice: a te ti è toccato di darmi questo dono, lo so, non è piacevole alla mia natura, ma sei sempre stato un messaggero prezioso. Immaginiamo se potessimo noi avere questa consapevolezza ogni volta che ci viene schiacciato in piedi. Onde, da questo modo avveniva che io miravo le creature tutte in Dio, per qualunque mancanze io vedevo in loro, perché siamo tutti imperfetti, tutti abbiamo mancanze, ed è così facile accorgerci delle mancanze di ciascuno, degli altri. A volte anche quando non lo vuoi vedere, le vedi. Per qualunque mancanza io vedessi in loro, mai non perdevo la stima se mi motteggiavano. Mi sentivo obbligata, pensando che mi facevano fare nuovi acquisti per l'anima mia. Se mi lodavano, ricevevo con disprezzo queste lodi, dicendo: sì, oggi così, domani possono odiarmi. Dice: oggi sei tanto bravo, tutti ti cercano, e domani l'incostanza, la volubilità delle creature, pensando alla loro incostanza. Insomma, il mio cuore acquistò una tale libertà che io stessa non so esprimerlo. Tutti questi attaccamenti sono quelle pietruzze nere, no? Quei punti neri che cominciano a svuotare. Gesù fa un bel buchetto nell'anima nostra e dice: fuori, spurga tutto, via. E questo, Gesù, non questo mi serve. Fuori. Quando il Divin Maestro mi liberò dal mondo esterno, allora vi pose mano a purificare l'interno. E con voce interna mi diceva: adesso siamo rimasti soli, eh? Non c'è più nessuno che ci disturbi. Non sei adesso più contenta che prima, che dovevi contentare tanti e tanti e far piacere a questo, a quest'altro? Vedi, uno solo è più facile contentare. L'anima è monotasca, un solo compito alla volta: piacere a Gesù. Devi fare conto che io e tu siamo soli nel mondo. Volume 5. Il segreto della felicità che nostra Madre Santissima dà a Luisa. Vuoi sapere qual è il segreto della felicità, figlia mia? Fai conto che soltanto tu e Gesù esistete al mondo e nessun altro, e solo lui deve compiacere, accontentare. Quindi chi c'è in questa stanza? Tu e Gesù. E tutto quello che prende forma nelle creature è Gesù che ti parla, Gesù che ti purifica,
Gesù che ti mette alla prova. Gesù che ti ha, che mi ha. Bella questa forma mentis, questa formazione, di questa mentalità, questa forma della mente. Io e Gesù, Gesù e io. Questo non vuol dire non amare gli altri, vuol dire amarli come ama Gesù. Purtroppo nel mondo oggi si parla tanto dell'amore e della bontà tra di noi, prescindendo dall'amore di Dio. Non è possibile. Secondo paragrafo del primo capitolo. Siamo nel capitolo vuoto e purificazione. Il primo paragrafo, distacco dalle creature. Quando mi liberò da tutti questi attacchi e io cominciai ad amare tutti in Gesù, vedendo tutto e tutti come strumenti di Gesù e mano di Gesù e bocca di Gesù, comincio a purificare il mio interno, cioè l'umiltà. E infatti il secondo passo, dice, ma perché ci ho messo la aspirapolvere? Che questa era la clip art. Però mi piaceva quello che l'aspirapolvere mette, ma c'era il livello, questo è il tuo livello, la nullità. E dice poi, mi pare che la prima cosa che mi diceva, leggo sempre solo dal volume 1, era essere necessario purificare l'interno del mio cuore tramite l'annichilimento di me stessa, cioè l'umiltà. E proseguiva a dirmi, vedi, per fare che nel tuo cuore io versi le mie grazie, voglio proprio farti capire che da te niente puoi. Io mi guardo assai bene da quelle anime che attribuiscono a loro stesse ciò che fanno, volendomi fare tanti furti delle mie grazie. Invece, a quelle tali che conoscono se stesse, cioè il proprio nulla, io sono largo di versare a torrenti le grazie mie, sapendo benissimo che niente riferiscono a loro stesse, ma me ne sono grate, ne fanno quella stima che si conviene. Vivono con il continuo timore che se non mi corrispondono posso togliere ciò che è loro dato, sapendo che non è cosa loro. Tutto l'opposto nei cuori che puzzano di superbia. Già neppure posso entrare nel loro cuore, perché è gonfio di loro stessi. Non c'è luogo dove potermi mettere. Perciò, virgola, Luisa, cioè anima, perciò anima, voglio che in questo giorno tu faccia continui atti di umiltà. Voglio che tu ti sia come un bambino legato in fasce, che non può muovere né un piede per dare un passo, né una mano per operare, ma tutto aspettando dalla madre. Così tu starai vicino a me come un bambino, pregandomi sempre che ti assista, che ti aiuti, confessandomi sempre il tuo nulla, insomma, aspettando tutto da me. E Luisa si compenetrava tanto in questo che non riusciva neanche a camminare. Gesù, vieni tu. Primo capitolo del volume 1 dell'anima, mi ripeto, giusto per portarcelo dietro insieme, vuoto purificazione, comincia con il distacco dalle creature, poi il distacco da me stessa, cioè l'umiltà. Terzo, Luisa dice, avevo tanto timore ad allontanarmi, e dicevo, vedi Signore, il tempo che ho perduto mentre potevo amarti. Terzo paragrafo del primo capitolo del volume 1 dell'anima, non pensare più al passato. Avevo tale timore di allontanarmi e di fare peggio che prima, scrive Luisa, che io stessa non so esprimerlo, non facevo altro quando mi trovavo con lui che dirgli la pena che sentivo per averlo offeso. Gli chiedevo sempre perdono, lo ringraziavo che era stato tanto buono con me, gli dicevo di cuore, vedi, oh Signore, il tempo che ho perduto mentre potevo amarti, onde non sapevo dire altro che il male grave che avevo fatto. Insieme al germe della sconfidenza, che è il vero ostacolo, no?
Finalmente un giorno Gesù, riprendendomi, mi disse: non voglio che ci pensi. Quante volte il sacerdote nella santa confessione dice: non pensare più a questo, l'hai confessato, sei stato perdonato. È offesa a Gesù tornarci sopra. Ti sei pentito. Quando un'anima si è umiliata, dice Gesù a Luisa, convinta ad aver fatto male, e ha lavato l'anima sua nel sacramento della confessione, ed è pronta a morire anziché offendermi, è un affronto alla mia misericordia, è un impedimento a stringerla al mio amore, perché sempre cerca la sua mente di involgersi nel fango del passato. E l'anima che fa? Si rotola nel fango del passato, quando il fango Gesù l'ha già prosciugato. Mi impedisce ancora di farle prendere voli verso il cielo, perché sempre con quelle idee racchiuse in se stessa si cerca di pensarvi. E poi vedi, Gesù dice all'anima: io non ricordo più niente, me ne sono perfettamente dimenticato. Ci vedi tu qualche rancore o d'ombra da parte mia per il tuo passato? E io gli dicevo: no, Signore, sei tanto buono. Ma mi sentivo spezzare il cuore per la tenerezza. Ebbene, vuoi tu portare avanti queste cose? Ed io: no, no, non voglio. E lui: pensiamo ad amarci a vicenda e accontentarci. Non più pensare al passato. Ciò che conta è il momento presente. Come dice pure la scrittura, se un peccatore si converte, è quello che è adesso. Mentre se un buono comincia a peccare, non capitalizza sul bene del passato, dice la scrittura, no? Sei quello che sei adesso, nel bene e nel male. Distacco, umiltà, non pensare più al passato. Il quarto paragrafo del primo capitolo del volume 1 dell'anima, retto operare. Dice: ma perché hai messo la colonnina? E Gesù dice: il retto operare consiste nel fare quello che stai facendo, uno sguardo a quello che fai, la base della colonna, e uno sguardo a me. Non guardare né a destra né a sinistra. Retto operare. L'atto che sto facendo, Gesù che lo vuol fare in me. Non temere. A poco faremo tutto. Sto leggendo dal volume 1 per se non lasci. Conosco io stesso quanto sei debole. È da me che devi prendere la forza. E soggiungeva: voglio che tu sia sempre retta nel tuo operare. Un occhio guarda a me e l'altro occhio a quello che stai facendo. Voglio che le creature ti scompaiano affatto. Veramente lui sa scrivere, ti scompariscano. Se sei comandata, non guardare le persone. No, ma devi pensare che io stesso voglio che tu faccia quel che ti viene comandato, quindi con l'occhio fisso a me non giudicherai nessuno. Non guarderai se la cosa è penosa o gustosa, se puoi farla o non puoi farla. Chiudendo gli occhi a tutto ciò, li aprirai per guardare me solo. Mi porterai teco insieme, pensando che ti sto guardando fisso. E mi dirai: Signore, solo per te sto facendo questo. Per te solo voglio operare, non più schiava delle creature. Per te solo faccio questa ubbidienza che mi costa. Onde se cammini, se operi, se parli, in qualunque cosa tu faccia,
e che farai il solo tuo fine deve essere piacere a me solo. Oh, quanti difetti eviterai se farai così il retto operare. Così facendo camminerai retta innanzi a me. Tutte le cose non ti daranno più inquietudine e godrai sempre pace. Ora, stando in questa divina volontà, riconosciamo, aguzziamo la nostra consapevolezza, la nostra conoscenza, le potenze dell'anima sul fatto che questi sono atti operanti di purificazione che Gesù sta facendo in noi, vuole fare in noi, oggi, domani, dopodomani, tutti i giorni della nostra vita. E il cammino che segue, la sequenzialità che segue del volume 1 di Luisa, non solo è applicabile a ciascuno di noi, è necessario in ciascuno di noi. È proprio il modello della creazione naturale che vuole replicarsi, ma viva, vivente, nella creazione spirituale dell'anima. Ultimo punto, lo potremmo chiamare la quinta decade di questo rosario giro negli atti di purificazione e disposizione dell'anima. Non abbiamo tempo, ma quanto sarebbe bello qui farci aiutare dalla mamma e pregare l'Ave Maria, 10 Ave Maria per ogni punto. Oppure starci un giorno su questo punto, in modo che questa prima decade la facciamo in 5 giorni, oppure una settimana, per poi riprendere da capo. Il volume 1 continua. Quinta decade di questo primo capitolo del volume 1 dell'anima è carità sopra ogni cosa. Infatti noi stiamo seguendo sequenzialmente, oserei dire pedissequamente, la sequenzialità di quello che scrive Luisa, tenendo fuori che cosa? Le circostanze specifiche, estrapolando i passi che Gesù fa in lei. Mi soggiungeva sempre, dice Gesù, dice questo, diceva, mi stacco da tutti, mi stacco da te stessa e non pensare più al passato. Rettezza di intenzione. Dice, però tutto deve essere fatto per amor suo, e che le virtù più belle, i sacrifici più grandi, si rendevano insipidi se non avevano principio dall'amore. La carità, mi diceva, è una virtù che dà vita e splendore a tutte le altre, in modo che senza di essa sono tutte morte. L'occhio mio non riceve nessuna attrattiva e sopra il mio cuore non hanno nessuna forza queste virtù senza la carità. Stati dunque attenta e fa che le tue opere, anche minime, siano investite dalla carità. Virgola, cioè virgola, e qui Gesù mi dà una botta in testa e mi dà la definizione più speciale, chiarissima, lampante di carità. Carità, virgola, cioè virgola, in me, con me, per me. Ah, questa è la carità. In me, con me, per me. In Gesù, per Gesù, con Gesù. A volte noi facciamo partire la carità dal mio rapporto con gli altri. Lo vedremo alla fine, no? Ma qual è il più grande comandamento? Ama il Signore Dio tuo con tutta la forza, con tutto il cuore, con tutta l'anima. Ama il prossimo tuo come te stesso. Io voglio partire, penso che la carità sia l'amore del prossimo. No, la carità è ricevere l'amore. Che cos'è il vero amore? Qual è la verità, dice San Giovanni? La verità è che Dio ci ha amati per primo, come diceva Tonino prima. Se non ricevo l'amore di Dio, lo faccio mio. Primo, non posso ricambiare Dio. Secondo, non posso amare me stesso. Se non amo me stesso, non è l'amore egoista, è l'amore di sé.
in quanto creatura amata da Dio, se non mi amo, non posso neanche uscire di casa, non voglio neanche guardare nessuno, non posso amare il mio prossimo. Allora la carità per Gesù, in Gesù, con Gesù. Per esempio nel volume 2 dice ancora, sempre sul tema della carità, questo è tutto ciò che voglio, amare Dio e il prossimo per amore mio. Ancora nel volume 2 dice, l'amore del prossimo, molto ne va nel mio cuore, ma deve essere tanto congiunto al mio, in modo che deve formare uno solo, senza potersi discernere l'uno dall'altro. A volte ci sembra una dicotomia, un trade-off, o amo Dio o amo questa creatura. E questo è il segno che non stiamo amando né l'uno né l'altro. Quando c'è questo dilemma, vuol dire che quello non è il vero amore. Non è caritas, Deus caritas est. Sarà una delle tantissime, infinite, individualistiche definizioni di amore che ci vengono propinate da noi stessi e dal mondo. Tutto è amore. Ma amore di che? C'è anche l'amore al peccato. Noi siamo impastati d'amore, siamo creati d'amore, dice Gesù a Luisa. La creatura agisce per amore. Che cos'è l'amore? È il desiderio di possedere la cosa amata. È il desiderio di vedere se stessi nella cosa amata, di trasferirsi nella cosa amata e di riceverla. Pertanto ogni nostra azione è amore, pure amore al peccato è amore, amore distorto, amore contraffatto. Però la carità di cui parla Gesù è per me, con me, in me. Quell'altro amore del prossimo che non è trasformato nel mio amore, non lo guardo come cosa che mi appartiene. Di quanto amore sbagliato è pieno il mondo, che si chiama amore, ma amore non è. Ma senza guardare al mondo, l'anima, cioè io, quanti amori sbagliati. Anche nelle cose sante. Sa che la prima pausa la facciamo a mezzogiorno, per cui abbiamo ancora 20 minuti. Vi va di entrare al secondo capitolo? Sì. Ok. Vai. L'anima è stata svuotata, purificata. Infatti al centro c'è già l'impronta di Gesù. Iesus hominum salvator. Secondo capitolo del volume dell'anima, che Gesù scrive in Luisa e vuole scrivere nell'anima, è che cosa? La mortificazione e l'imitazione di Cristo. Cioè adesso ho svuotato e purificato, adesso comincio a creare a imitazione mia. E infatti dopo i primi 5 passi che vediamo nelle prime paginette del volume 1, Luisa comincia a scrivere. Mi parlò e mi fece capire la necessità dello spirito di mortificazione. Voglio, mi diceva, che in tutte le cose tue, anche necessarie, siano fatte per spirito di sacrificio. Vedi, le tue opere non possono essere riconosciute da me come mie se non hanno l'impronta della mortificazione. A proposito, cosa vuol dire mortificazione? Mors facere, fare la morte, dare morte a che cosa? All'io, all'umana volontà, alla soddisfazione personale. La prima cosa che voglio che mortifichi è la tua volontà. Una volta mortificata quella, c'è cioè, ben poco altro, furbo Gesù da mortificare.
Quell'io si deve distruggere in te. Voglio che la tieni sacrificata come vittima innanzi a me, per fare che la tua volontà e la mia si formi una sola. Non sei contenta? Sì, Signore, ma dammi la grazia, che da me vedo che niente posso. E lui continuava a dirmi: sì, io stesso ti contraddirò in tutto. E di tanto in tanto anche per mezzo delle creature, mettendo alla prova i passi che diceva prima, cioè prendi tutto da me. Tant'è vero che Luisa andava con ardore, non stava ancora nel letto, andava con ardore, scendevo giù alla chiesa, come diceva, girava l'angolo, si faceva via Nazario Sauro, girava a destra, andava alla chiesa, Santa Maria Greca, perché è stata curata. Con tanto ardore di fare la comunione, allora non si faceva tanto alla leggera la comunione. La prima cosa che il confessore mi diceva, cioè, non voglio che oggi fai la comunione. Ma come? Era stata tutta la notte con quell'ardore, sole mio, fai presto sole, fai presto a sorgere tutte queste ore notturne, fai sorgere il sole affinché possa venire a riceverti nel Santissimo Sacramento. E Gesù se ne serve anche del confessore per mortificarla anche in questo desiderio santo. Prendo dal volume 3 per spiegare perché ci ho messo il violino alla mortificazione. Dice: ma che c'entra il violino con la mortificazione? Nel volume 3 Luisa scrive: mi pareva di vedere la mortificazione, potevo mettere anche una chitarra, come uno strumento musicale, che se le corde sono tutte buone e forti produce un suono armonioso e gradito. Se poi le corde non sono buone, ora bisogna aggiustare una, ora accordare un'altra, sicché tutto il tempo si impiega ad aggiustare, ad accordare e mai a suonare. Senza la mortificazione ci si fa. Suoniamo questa chitarra, facciamo questa sviolinata, sta sempre lì a... provi sempre lì ad accordare e sta sempre scordata questa chitarra. Tutto il tempo si passa ad accordare. Al più potrà suonare un suono discordante, sgradito. Quindi non si farà mai niente di buono. Ovviamente qui stiamo facendo dei passi velocissimi perché ci sono volumi e volumi. Poi Gesù approfondisce molto sulla mortificazione, sul retto operare che abbiamo visto, sulla carità. Per noi interessa adesso vedere qual è la sequenzialità di questo passo, di questo cammino di purificazione, perché ci possiamo accordare con questo. Andiamo al prossimo. Grazie. Ecco. Il mare della sua passione. Secondo paragrafo del secondo capitolo del volume 1 dell'anima. Tu potremmo anche mettere un sottotitolo: anima, aiutami. Lei Gesù chiede a Luisa di partecipare, di aiutarlo nelle sofferenze. Luisa stava lì, ci sento a un certo punto, sento questo clamore giù al balcone, mi affaccio e che vedo? E vedo una folla scalmanata e Gesù che porta questa croce e arranca e non ce la fa, chi lo spinge a destra, chi lo spinge a sinistra, poi a un certo punto alza lo sguardo come in atto di chiedermi aiuto. Da qui viene l'anima aiuta, anima aiuta. Mi disse: diletta mia, le cose passate non sono stato altro che un preparativo. Adesso voglio venire ai fatti per disporre il tuo cuore a fare quello che voglio da te, cioè l'imitazione della mia vita. Per questo questo capitolo si chiama Mortificazione e imitazione di Gesù. Voglio che ti interni nel mare immenso della mia passione. E tu, quando avrai capito bene l'acerbità delle mie pene, l'amore con cui le soffrì, chi sono io che tanto soffrì e chi sei tu, vilissima creatura? Ah, il tuo cuore non ardirà di opporsi ai colpi, alla croce, che io per solo tuo bene ti tengo preparata. Ma anzi, il solo pensare che io, tuo maestro,
Ho sofferto tanto. Le tue pene ti faranno ombre confrontate con le mie. Ti sarà dolce il patire e giungerai a non poter stare senza patimenti. Questo no. E questo è quello che succederà in Luis. Non riuscirà a stare più senza patimenti. La natura tremava al solo pensiero dei patimenti. Lo pregavo che lui stesso mi desse la forza e che senza di lui mi sarei servita dei suoi stessi doni per offendere il donatore. Onde, scrive Luisa, a questo punto mi diedi tutta a meditare la passione e mi fece tanto bene all'anima mia che credo che tutto il bene mi sia venuto da quella fonte, la meditazione continua della passione. È qui che Luisa comincia a fare in lei le ore della passione continuamente. Qui magari siamo, non so, 1900, 1899, quando scrive queste parole. Le ore della passione per obbedienza le scriverà nel 1914. In realtà per 14 anni lei le scriveva in silenzio, nella piccola libreria. Addirittura tra i bellissimi aneddoti che si raccontano di Luisa che non sono scritti, di persone che magari è. Dice che Luisa quando era costretta a uscire, perché per protezione Gesù l'aveva circondata da questa timidezza quasi parossistica, era costretta ad andare a fare qualche servizio, ad andare qualche parente con i genitori, piccoletta com'era, dice, si portava l'orologio, la sveglia, voleva una sveglia, voleva portare il conto delle ore per continuare a seguire Gesù nelle ore della passione. Quei raggi mi inondavano, erano tanti rimproveri per me e mi sentivo dire un Dio paziente e tu un Dio umile e sottomesso anche ai suoi stessi nemici e tu un Dio che soffre tanto per amor tuo e le tue sofferenze dove sono per amore suo? Ecco, a questo punto Luisa comincia a immergersi nel mare della passione, comincia a ripetere in sé, ripercorrere le pene di Gesù. E infatti poi nel volume 7 Gesù scrive, dico, scrive in Luisa, Luisa scrive: figlia mia, è tanto gradito chi va ruminando sempre la mia passione e ne sente dispiacere e mi compatisce che mi sento come rinfrancato da tutto ciò che soffrì nel corso della passione. E l'anima, ruminandola sempre, viene ad apprestare un cibo continuo. E in questo cibo ci sono tanti diversi condimenti. Sicché, se nel corso della mia passione mi diedero fumi e catene per legarmi, l'anima mi scioglie e mi dà libertà. Quelli mi disprezzarono, mi sputarono, mi disonoravano, essa mi apprezza, mi pulisce da quegli sputi, mi onora. Quelli mi spogliarono e mi flagellarono, essa con il pensiero continuo alla mia passione mi risana, mi veste. Continua Gesù, onde la cosa che più mi piace è il ruminare sempre la mia passione. Tanto nell'anima che vuole vivere nella divina volontà, gli atti e le pene di Gesù sempre in atto, vuole stare sempre dentro queste pene, sempre a ruminare questi atti. Come dicevamo ieri, anche nel fare le ore della passione, l'importante è per noi farle nella divina volontà, perché facendone nella divina volontà, con questa conoscenza, con questa volontà unita a quella di Gesù, si ripete la sua passione in atto. Non è solo il pensiero, non è una pia intenzione, è la ripetizione della passione in atto di Gesù.
causa nel mare della sua passione. Gesù che chiede aiuto a ciascun'anima, dice: vuoi partecipare alla mia passione, vuoi aiutarmi nell'opera della salvezza delle anime? Anima, aiutami, per ciascuno di noi. Poi, proseguendo pian piano nello scorrere del volume 1 di Luisa, cosa succede adesso? Sono tutti quei passi di vuoto e purificazione, il distacco, l'umiltà, non pensare più al passato, retta intenzione, la carità sopra di tutto, la mortificazione. Il mare della mia passione. E infatti, mentre Gesù ha iniziato ad abituare, tra virgolette, male Luisa con la sua presenza costante, l'ha abituato a una regina, adesso che fa? Comincia a nascondersi, a tirare il velo, la tendina. Cominciano le prime prove, no? Cioè, fino adesso sono stata sempre con te, stato sempre con te, ti ho abituato, in tutto mi istruiva Gesù, come dovevo camminare, dove dovevo guardare, quanto dovevo lavorare, quanto dovevo pregare, cosa dovevo dire, tutto mi istruiva. Abituata a far vita con Gesù. Però entrare nella passione di Gesù vuol dire anche provare la privazione che Gesù ha sentito di suo padre, il distacco che sentiva dalla sua stessa divinità. Ecco, questi sono i prodromi, l'antenato della pena della privazione che Luisa soffrirà in modo divino e pena divina per tutto il corso della sua vita. Alternata alla gioia di sentire la presenza di Gesù, al dolore atroce del sentirsi separata da Lui, sebbene fosse unita a Lui più che mai, come Gesù stesso, pur essendo sempre unito al Padre, uno con Lui, nelle sue pene si sentiva separato, per la pena più grande di Gesù, dicevamo ieri. Allora dice Gesù: ti devo mettere anch'io alla prova. Cominciare anch'io a nascondermi. Non fa Gesù così con tutte le anime? Per allettarci. Allettare non piace neanche usare la prima persona plurale. Questo non è il noi, è l'anima. Per allettare l'anima. La circonda di grazie, le dà degli speciali favori, le dà dei segni particolari. E l'anima si perde per amore di Gesù, si tuffa nel suo amore, riceve i suoi baci, le sue rezze, le sue carezze, le sue caramelle. Poi Gesù comincia a tirare via le caramelle, dice: vediamo questo amore se è fondato sulla sodezza dell'amore piuttosto che sul godimento spirituale, che l'amore è vero, è fiducia completa nell'amore. Quindi questo è il cammino che Gesù fa con qualunque anima. E allora comincia a nascondersi. E Luisa comincia a sentirsi senza di lui, prima per un giorno, poi per due giorni, tre giorni di seguito. Quando Gesù ritornava, dice: Gesù, io ho fatto un pasticcio, non sono riuscita a pregare, mi sono veramente resa conto che quando pregavo e stavo le ore davanti al Santissimo non era forza mia, non era grazia mia, non era capacità mia, non era la mia pietas, era tutta grazia tua. Allora Gesù dà, Gesù toglie, Gesù dà, Gesù toglie, toglie apparentemente proprio per formare l'anima alla sodezza dell'amore.
L'amore serio, non l'amore basato sulle sdolci nature, sulle caramelle. Allora, mi lasciava priva di sé, poi a un certo punto tornava e mi diceva che cosa avevo fatto bene e che cosa avevo fatto male. Allora gli davo tre istruzioni, tre consigli, tre verità. Queste le possiamo prendere, le può prendere anche l'anima, nei momenti quando Gesù tira la pendina, non si fa sentire, pare che toglie la dolcezza all'amore e l'amore diventa amaro. È lì che diventa vero amore, no? Allora Gesù, dice Luisa, tornava. Puoi andare. E diceva: figlia mia, adesso ti dico dove hai sbagliato e come dovevi fare, perché la prossima volta andrà meglio. Spirito di pace, innanzitutto. Tu hai fatto male, dice Gesù a Luisa, a starti così disturbata perché non sentiva lo zucchero della caramella, dell'amore sensibile di Gesù. Non sai tu che io sono spirito di pace e la prima cosa che ti raccomando è di non funestare la pace del cuore? Quando nell'orazione non puoi raccoglierti, senti fredda, non ti viene in mente niente, cioè, ma non so più meditare, Luisa pensa, non voglio che pensi a questo o a quell'altro, com'è e come non è. Facendo così, tu stessa chiami la distrazione. Ma invece, quando ti trovi in quello stato, la prima cosa è che ti umili, confessandoti meritevole di quelle pene, mettendoti come un umile agnellino nelle braccia del carnefice, che mentre lo uccide gli lambisce la mano. Così tu, mentre ti vedrai percossa, abbattuta, sola. E questo succedeva a Luisa quando per le prime volte faceva la comunione e Gesù lo sentiva meno, oppure si metteva in orazione davanti al tabernacolo e non si sentiva più quella voce continua che le suggeriva che pregava dentro di lei. E così, vuota, arida, abbandonata, dice, ma che ho fatto? Cominciava a disturbarsi. Così tu, mentre ti vedrai percossa, abbattuta, sola, ti rassegnerai alle mie sante disposizioni. Mi ringrazierai di tutto cuore. Mi bacerai quella mano che ti percuote, riconoscendoti indegna di quel bene. E poi mi offrirai quelle amarezze, angustie, tedi, pregandomi che li accetti come un sacrificio di lode, di soddisfazione delle tue colpe e riparazione delle offese che mi fanno. Facendo così, la tua orazione salirà innanzi al mio trono come un incenso odorosissimo, ferirà il mio cuore e ti attirerai nuove grazie e nuovi carismi. Il demonio, il nemico, vedendoti umile e rassegnata, tutta inabissata nel tuo nulla, non avrà forza di avvicinarsi. Eccoti che dove credevi di perdere, farai grandi acquisti. Per esempio, dice Gesù poi nei volumi successivi, nella divina volontà, il ghiaccio e il fuoco si avvicendano, sono la stessa cosa. L'anima fredda, dice, in questa freddezza brucia di più del fuoco, del fervore. La salute si avvicenda con la malattia, l'aredità con il fervore. Dice, tutto vale, tutto ha uno stesso peso nella mia volontà.
Pertanto, in qualunque stato l'anima si trova e non vi è il concorso della sua volontà, non vi è il concorso del peccato, in qualsiasi stato l'anima si trovi, è sempre atto operante della divina volontà. Anzi, addirittura Gesù dice, l'anima che vive nella divina volontà, stesse volte si trova a cambiare stato interiore senza neanche accorgersene, bruscamente. Perché? Perché dentro di lei devono passare gli stati interiori di tutte le creature. Perché questo è quello che sento io. Adesso mi arriva una consolazione, adesso mi arriva un'offesa. Adesso mi arriva un ringraziamento, adesso mi arriva un'indifferenza. Allora se viviamo in Gesù, sentiamo quello che sente lui. E questo è il segreto dello spirito di pace, è il distacco dalle nostre emozioni, dai nostri stati interiori. E così mi andrà a dire, ah vedi Gesù è offeso, vuole la mia riparazione. È Gesù che sente questo. E l'anima partecipa allo stato, invece di interrogarsi e disturbarsi sul perché si sente così. E riflettere su se stessa. Tant'è vero poi dice, Luisa, tu devi passare, questo molti anni dopo, devi passare per ogni stato interiore di ogni anima, devi mettere il suggello del complimento e del compimento della mia volontà in ogni stato interiore. E vivendolo nella mia volontà, con la santa indifferenza, lo compi, cioè gli fai compiere lo scopo per cui te lo do. E non è quello di disturbarti e di interrogarti sul perché di quello stato, ma è quello di partecipare al mio stato, allo stato dell'umanità di Gesù, che è di consolarmi e di riparare insieme con me per tutto quello che riceve dalle creature. Quante volte nelle ore della passione leggiamo queste espressioni che sono di così linguaggio mistico, ma questo è quello che vuole dire realmente Gesù. Dice, io mando dardi di verità, di luce di verità, e mi arrivano frecce di indifferenza. Io mando dardi di amore e mi arrivano indietro dardi di incorrispondenza. Io mando lance di benefici e mi arrivano lance di ingratitudine. Allora l'anima nelle ore della passione dice, Gesù, voglio mettermi io tra te e tutte le anime e ricevere in ciascun'anima le lance, i dardi, le frecce, i giavellotti di amore e di volontà divina che tu mandi a tutti, e in ciascun cuore te li voglio ricambiare in altrettanti dardi, frecce, amore di corrispondenza, di fervore, di ringraziamento, di amore. Allora, vivendo così i nostri stati interiori, è un lavoro che si fa. E si consola Gesù in qualunque stato. Lo costringono il peccato, l'indifferenza, l'ingratitudine delle creature. E quante volte pure la mia. Questo non ci fa stare troppo bene, però. Questo non ci fa stare troppo bene interiormente, nell'anima. Non ci fa stare troppo bene se pensiamo che sono stati nostri. Ma se ci fondiamo con Gesù, se ci fondiamo con Gesù e consentiamo a Gesù di ripetere la sua vita in noi, che fa Gesù la sua vita, è tutto godimento. No. Per questo siamo immersi nel mare della passione. Andiamo avanti. Secondo. Utilizza gli stati interiori in cui ti senti per consolarmi. In riguardo alla comunione, non voglio che ti affliggi che non sai stare. Cosa vuol dire lui? Lei si stava in ginocchio in ringraziamento dopo la comunione per tanto, tanto tempo. Adesso, sentendosi priva di Gesù, le facevano male le ginocchia, si voleva alzare, se ne voleva scappare dalla chiesa.
Sappi che è un'ombra delle pene che soffrì nel Getsemani. Che sarà quando ti farò partecipe dei flagelli, delle spine e dei chiodi? Il pensiero delle pene maggiori ti farà soffrire con più coraggio le pene minori. Quindi quando nella comunione ti troverai sola, agonizzante, pensa che ti voglio un poco in compagnia nell'agonia dell'orto. Ecco, qui stiamo parlando di pene, di passione. Lo scopo non è quello di abbatterci. Se noi non conoscessimo, iniziassimo a conoscere le verità della divina volontà, non potremmo fare questo, ci abbatteremmo. Proprio per questo possiamo entrare nel volume 1, alla luce delle verità che abbiamo appreso. Altrimenti che ripetizione della vita di Gesù è? Se prendiamo, come dice nelle riflessioni pratiche, se le oscurità, le oppressioni le prendiamo come cose nostre, non ci faranno nessun bene, ma se le prendiamo come partecipazione agli stati in cui è messo Gesù, ci serviranno come fonte di grazia, come fonte di nuove gioie. Sì, come però, però quando avvengono queste cose sempre per volere di Dio, se noi ci ritroviamo in un momento un po' particolare per tante cose che ci ruotano intorno e quindi cercano pure di ostacolarci, ci sfugge questo concetto perché evidentemente non abbiamo radici profonde e andiamo verso l'umano. Proprio per questo Gesù ci dà, prendiamo queste grazie che Dio ci può concedere. Ecco, per questo Gesù adesso ci dà queste armi. Non vuol dire che la sofferenza diminuisce, no. Però se abbiamo la luce, figlia mia, spirito di pace, utilizza, non è roba tua, è roba mia, utilizzala per consolarmi. Avere fiducia di quello che dice Gesù. Avrei dovuto fare una premessa ancora più forte all'inizio per dire che non si parla né di me, di te o di ciascuno, si parla dell'anima, neanche di Luisa. Pertanto vietato parlare di sé, vietato possibilmente riflettere proprio su sé. Questo è il volume 1 dell'anima, poi Gesù ce lo applica. Dunque mettiti vicino a me e fai un confronto tra le tue e le mie pene. Vedi, tu sola e priva di me, e anch'io solo, abbandonato dai più fedeli amici che addormentati se ne stanno, fin dal mio divin padre, lasciato solo, e poi in mezzo a pene acerbissime, circondato da serpi, vipere, cani arrabbiati, quali erano i peccati degli uomini, e dove anche i tuoi facevano la loro parte. Dunque, per non abbattere alcuno, quando ti trovi priva di me, afflitta, vuota da ogni consolazione, ripiena di tristezze, affanni e pene, vieni vicino a me, asciugami quel sangue e offrimi quelle pene in sollievo della mia amarissima agonia. Così questo è fare l'ora della passione. Questo non è leggere la meditazione, ma fare gli atti interni di Gesù. Così facendo troverai il modo come poterti trattenere con me dopo la comunione. E c'è Gesù, si aspetta che io sia in estasi. Gesù sta soffrendo, Gesù sta vivo e vero, corpo, sangue, anima, divinità dentro di me. Di che cosa hai bisogno Gesù? Che cosa stai soffrendo? Un giorno Gesù viene felice, un altro giorno Gesù viene sofferente. E io che faccio? Mi chiedo, questo lo voglio partecipare, quest'altro no? Questa è roba mia, questa no, questa è roba tua. Allora, la piena partecipazione. Non è che non soffrirai, dice Gesù, non è che non soffrirai, perché la pena più amara che possa dare all'anima, mie care, è di privarle di me, o farle sentire, darle la percezione della privazione, sebbene privazione non è, perché è unione. Ma tu, pensando che quel tuo penare darai sollievo, pensando che con quel tuo penare darai sollievo a me, sarai anche più contenta.
Dicevo, di questa che sto sentendo non è pena mia, è pena di Gesù. Questa è l'applicazione del distacco da se stessi. E Gesù ha fatto il vuoto, ma poi lo testa, lo applica. Allora, l'anima che vuole vivere nella divina volontà, questo, applichiamo questi passi del volume 1 di Luisa, in ogni stato in cui la divina volontà voglia metterci, è la vita di Gesù che si ripete nell'anima. Pertanto è tutto suo. Dice Gesù nel volume 11. Non sono più cose dell'anima. Allora l'anima che dice, vuole pregare? Ah, è Gesù che vuole pregare in me. Che sente penare? Ah, è Gesù che sta soffrendo in me. Allora lei lo consola. Non è che soffrirai di meno. Questa è l'applicazione vera, sola, del distacco da se stessi. A volte noi pensiamo di essere le nostre emozioni. No, noi siamo la nostra volontà. Noi non siamo le nostre emozioni, siamo la nostra volontà. Questa è una forma, una mentalità, una forma mens, la forma della mente, la forma della nostra vita, che ci fa comprendere chi sta vivendo dentro di noi e a che cosa gli servono, come dispone anche i nostri stati d'animo. Cioè, Marina, che ci sei a propinare oggi? È dura? È stretta. È Gesù. A noi, perché noi ci piace volare nei voli della Divina Volontà, ma il volume 1 è sempre in alto. Il volume 1 è necessario. Con la consapevolezza che Gesù ci dà però l'oppio della sua volontà. Anche se Gesù fa operazioni a cuore aperto, perché le fa? Volume 11, no? Queste sono operazioni a cuore aperto. Che fa con l'anima. Dice, immagina se l'operazione venisse fatta senza oppio. Gesù parla di oppio perché a quell'epoca noi diremmo anestetico, anestesia. La volontà che cos'è? È l'anestetico dell'anima. E dice, allora l'anima si trova mangiando sempre, perché noi questo giro lo stiamo facendo, non ci dimentichiamo, prendiamo gli atti che la divina volontà sta facendo nel purificare l'anima. Non me o te, l'anima, cioè tutti e ciascuno. Pertanto ci dà la visione e il distacco necessario per stare non dalla parte mia delle mie emozioni, ma dalla parte della divina volontà operante. Mettiamoci dalla parte della divina volontà operante. Stiamo operando a cuore aperto. E di chi è quel cuore? È il mio. Con l'occhio del... Sì, scusa. No, perché Adamo peccò, l'abbiamo visto ieri, perché volle dimenticarsi che io lo amavo. Dove finisce l'amore, inizia il peccato. La conseguenza del peccato è la separazione da Dio. Prima del peccato non ci può essere separazione. E quindi la conseguenza del peccato è la separazione da Dio. E molte volte le anime care di cui Gesù, di chi mi posso fidare?
dice Gesù a Luisa, quante anime sono prive di me nel mondo e non se ne accorgono nemmeno? Perché sono come quell'anima che abbiamo visto all'inizio, piena di tanta felice, di tante cose. Allora io, siccome Gesù ha sofferto la privazione della stessa divinità, pur essendo uno con Dio, Verbo unito a Dio, Dio con Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, nelle pene si sentiva separato, perché soltanto la riparazione di un Dio che si sente separato, un uomo Dio separato da se stesso, può riparare al deicidio dell'anima che uccide Dio in sé. E dice Gesù, ma chi posso far partecipe di queste mie pene, se non alle anime care? Se poi quando il gioco si fa duro ci diamo a gambe, dice no. Per questo Luisa partecipa con la pena della privazione. Ora, in misure maggiori o minori, in tanti aspetti differenti, però io penso che ciascuno di noi, pur non riflettendo troppo su noi stessi, può ritrovare nella propria vita, nella propria esperienza, nella propria condizione, questo operare di Gesù, che ci dà tante consolazioni e poi si ritira. E vuole che rimaniamo fedeli, per poi ritornare e aggiungere grazie su grazie. Questo vediamo nei campi, che vanno arati, poi si pianta il seme, quando dà il frutto, si raccoglie il campo spoglio, arido, brutto. E però è la preparazione per una nuova semina, per un nuovo raccolto. Allora, rientriamo nella prospettiva. In cui Gesù porta l'anima nel mare della sua passione, le toglie, inizia a toglierle magari qualche consolazione, l'anima dice, gli si rizzano i capelli dell'anima e comincia a dire, che cosa è successo? No, no, aiuto, si inizia a disturbare. Figlia mia, la prima cosa che voglio, non perdere la pace dell'anima. Pace, in qualsiasi stato ti trovi. Addirittura Gesù dice, ma guarda Gesù quante ne trova, anche quando mi priva di sé, vuole che io non mi privi della pace. Ma guarda quanto è impertinente, ma posso io? Sì, figlia mia. Non che non soffrirai, questo è l'esercizio che si richiede, vero? Spirito di pace. Poi, quando non sai stare, quando non riesci a fare interiormente le cose che usualmente fai, tienimi compagnia mentre sono all'orto. Non è pena tua, è pena mia. Mi vuoi fare compagnia? Il distacco dalle nostre emozioni, distacco dagli nostri stati d'animo involontari. La terza lezione è la moltiplicazione degli atti immediati. Che cosa vuol dire? Luisa di solito nel suo interno che cosa faceva? Faceva degli atti di riparazione che Gesù gli aveva insegnato nel suo interno. E quando si sentiva così priva di lui, senza consolazione, senza... non so cosa fare, non mi trovo Gesù. E Gesù dice, per le visite ed atti di riparazione, tu devi sapere che tutto ciò che feci nel corso dei 33 anni, da che nacqui finché morì, io sto continuando nel sacramento dell'altare. Perciò voglio che mi visiti 33 volte al giorno, onorando i miei atti ed insieme unendoti con me nel sacramento con le mie stesse intenzioni, cioè di riparare, di adorare. Questo lo farai in tutti i tempi, il primo pensiero della mattina. Subito vola innanzi alla custodia, al tabernacolo, dove sono per amor tuo, e mi visiti. L'ultimo pensiero della sera, mentre dormi la notte, prima e dopo il pasto, il principio di ogni tua azione, camminando e lavorando. Ora, non ci pare di scorgere in questa moltiplicazione di atti che Gesù chiede a Luisa, non le ha ancora parlato della divina volontà come vita della creatura, questo è il volume 1, restiamo in questa prospettiva,
Ma non ci pare di scorgere in questa moltiplicazione di atti immediati, di queste visite, adesso, prima di mangiare, dopo mangiare, poi continua, che cosa? L'antenato dell'atto attuale che ci chiede di fare nella Divina Volontà. Facciamo questo atto preventivo al mattino. Gesù, protesto di fronte a cielo e terra. Non solo che non voglio offenderti, che non voglio uscire dalla grazia, ma che tutto quello che faccio voglio prendere da dentro di te, lo voglio fare nella tua divina volontà. Decido e confermo che voglio vivere e operare sempre solo nel tuo volere. Con questa volontà preventiva, dice Gesù, il sole sorge, la mia vita è moltiplicata nell'anima. Questo è l'atto preventivo, ancora non abbiamo messo il piede nella ciabatta. Siamo nel letto, no? È un atto interiore. Poi comincia il corso della giornata e circostanza dopo circostanza, atto dopo atto, dice, vieni a confermare, a espandere l'atto preventivo che hai fatto all'inizio della giornata, con tanti atti attuali. Quindi la attenzione che Gesù richiede a Luisa e richiede all'anima è sempre quella, un'attenzione minuta, continua. Qui chiedeva a Luisa delle mistiche visite al sacramento. Nella Divina Volontà lui chiede a Luisa continue fusioni nella sua umanità. L'atto preventivo, il chiamare la Divina Volontà in ogni mio atto. Moltiplicazione degli atti attuali. Della stella di grano che si moltiplica, moltiplicazione degli atti attuali. Ve la sentite di entrare nella terza fase? O siamo già troppo sconvolti? Perché non esiste il volume 11, 12, 13, 14, 15 senza il volume 1. Però, alla luce delle verità nel vivere della Divina Volontà, il volume 1 ci è amico, ci viene incontro, perché sappiamo dove va a parare questa Divina Volontà, il bene che ci vuole dare. Ci mettiamo in questa operazione dalla parte della Divina Volontà che vuole fare in me un'operazione a cuore aperto. Allora, il volume 1 si dispiega implacabile. Siamo pronti per un altro capitolo? Certo che sì. Grazie Gesù, grazie Luisa. Quanto è vero quando Gesù dice, quando cominceranno ad inoltrarsi nelle verità sul vivere nella Divina Volontà, cominceranno anche a capire te, Luisa, a capire le tue norme, a capire chi è Luisa, cioè a capire che cosa? L'operare della Divina Volontà nell'anima. Paradossalmente il volume 1 è incomprensibile, è indigeribile quasi, è ostico fuori della Divina Volontà. Ma noi sappiamo che cosa sta facendo la Divina Volontà. Tant'è vero che questo cammino non lo stiamo facendo come vittima, cioè, ma lo stiamo facendo insieme alla Divina Volontà che vuole purificare me e tutti. È un giro negli atti della Divina Volontà. Così non rischiamo di portare la mia vita. Parliamo della vita di Gesù. Imitazione di Cristo, vuota e purificazione, mortificazione e imitazione di Cristo. Terza parte. Prova e fortezza. Qual è la grande prova per Gesù? Diciamo sì, la sua passione. Ma quando è iniziata la sua passione? Con la sua incarnazione, la sua passione divina? La vera mia... Il fatto stesso che tu mi hai dato un corpo è la mia passione, dice, grida Gesù. Pertanto continuiamo a seguire l'opera che Gesù vuole fare nell'anima in questa parte
dove c'è la grande prova di fedeltà che prima o poi arriva per ciascuno di noi, per l'anima. Vediamo in questo già la sicura vittoria, la fiera battaglia che porta alla sicura vittoria. Prova di fedeltà. Mi ripeteva: veramente che sei pronta a tutto ciò che voglio? Io mi vedevo più confusa, annientata, e dicevo: sì, sono pronta, ma quasi tremante. E lui, compassionandomi, seguiva a dirmi: non temere, sarò la tua forza. Non tu soffrirai, ma io che soffrirò e combatterò in te. Vedi, voglio purificare l'anima tua da ogni minimo nero che potrebbe impedire l'amore mio in te. Voglio provare la tua fedeltà. Ma come posso vedere se ciò è vero, se non col metterti in mezzo alla battaglia? Ecco, questa è una grande prova che Luisa passa, come una prova per di Giobbe. Allora la nostra prova non è la prova di Luisa, noi siamo avvantaggiati. Luisa ha passato la prova per noi, Gesù ha passato la prova per noi. Gesù, Maria e Luisa hanno passato la prova per noi. Maria Santissima stessa, prima ancora che nascesse, ancora nei passi del suo concepimento, la prova. E dice, Maria Santissima dice: io ho visto le conseguenze del peccato e come si era ridotto Adamo e tutta la sua discendenza. E Dio dice: a te non chiedo un frutto, voglio la tua volontà, la terrai legata ai piedi del mio trono. A costo della vita tu non la farai mai. E lei, nell'istante del suo concepimento, dotata di ragione divina, liberamente e scientemente lega la sua umana volontà ai piedi, al trono del tempo, pronta a qualsiasi pena pur di non fare la sua umana volontà. Maria Santissima, dal momento del suo concepimento, non ha detto neanche un ti amo con la sua umana volontà. È il primo atto che ho compiuto. Addirittura, se ritorniamo al libro della Vergine Maria che parla della prova al quarto giorno, poi dice: domani vi parlerò di come è andata a finire la prova. Il giorno successivo si chiama il trionfo della prova. Tant'è vero che qualche purista della lingua italiana può pensare: no, ha scritto male Luisa. Dice: vuoi dire il trionfo sulla prova, il trionfo nella prova? No, il trionfo della prova, cioè la prova è il trionfo. Perché? Dice Maria Santissima: nel momento in cui l'Altissimo mi chiese la mia volontà, nel momento in cui mi chiese la mia volontà, mi dà anche la luce per rispondere a questa sua richiesta. Nel momento in cui mi chiese la sua volontà, io compresi la necessità della prova. Allora è Maria Santissima che trionfa sulla prova, o è la prova stessa che costituisce il trionfo? Che la prova fornisce l'intendimento, la comprensione, la sapienza. Nell'istante in cui io misi la mia volontà, la legai ai piedi dell'Eterno, dice poi, mi sentii trionfante. Lei non trionfa dopo, trionfa della prova. La prova di Maria Santissima, incomparabile. E lei è la regina dei dolori, e lei è la madre di tutti noi. La prova di Maria è la...
ha superato, ha trionfato della prova di ogni creatura, proprio perché lei ci può dare la forza in ogni nostra prova, perché lei l'ha vissuta e vi ha trionfato. Pure nostro Adamo ha avuto quella prova, no? Padre Adamo, nostro Adamo, padre Adamo. Paradossalmente la prova che veniva chiesta ad Adamo è stata una prova così più piccola. Cioè tu puoi avere tutto, però non ti avvicinare lì. Una piccola prova. Però Adamo non aveva conoscenza del male. Era ingenuo, era naivo. Pertanto più facilmente è potuto cadere. Adamo conosceva il Gesù glorificatore, perché in ogni istante riceveva l'atto operante, divinizzante dei suoi atti del Verbo incarnato che passeggiava con lui al fresco della sera. Ma Gesù non, Adamo innocente, non conosceva il Gesù redentore. Il Gesù redentore era già in atto, ma Adamo non lo conosceva. Poverino, sarebbe impazzito. Dice, ma che cos'è? Sangue, pene, sofferenza, cos'è? Ma il Verbo già se lo teneva pronta questa sua opera della redenzione. E gliel'ha promessa dopo il peccato. Allora ad ognuno la sua prova. La prova di lui è grande, perché lei è il capostipite di una missione universale, come Maria Santissima. Maria Santissima è capostipite della missione universale della redenzione del genere umano, con il suo Fiat Mio, insieme a Gesù. Creatura capostipite, questo si parla di corredentrice e mediatrice di tutte le grazie, sebbene non sia ancora un dogma sancito dalla Santa Chiesa. Mai nell'atto, nel fatto, negli atti di Maria Santissima, quando si conosce quando cosa la Divina Volontà opera in Maria Santissima, altro che dogma della mediatrice e corredentrice. La prova di Luisa è prova pesante, prova durissima, proprio perché lei deve, come figlia primogenita della Divina Volontà, deve essere prima, deve contenere i beni di tutti e deve poterli amministrare a tutti, quindi deve passare le prove di tutte le volontà umane. Questo è meglio pensare a tre missioni: la missione di Gesù, e come credete, la missione di Luisa e la missione di Maria. Le nostre non le chiamiamo missioni, noi ci inseriamo nell'unica missione universale, quella del regno della Divina Volontà. E quindi questa è stata una prova durissima per Luisa, non soltanto questa specifica che vi vediamo adesso, ma tutta la sua vita, provata nel crogiuolo della pena della privazione. Poi facciamo una piccola digressione, soltanto per dire, ma allora qual è la nostra prova? Chiaro, noi abbiamo tantissime piccole prove, ora qui, ora là. Però per ricevere il dono, il regno, il dono della Divina Volontà, che prova dobbiamo passare? La prova di lui? No, l'ha passata lei. La prova che compete a noi è quella di credere, accettare e volere. Non devo, devo soltanto dare prova di fiducia. Dice, ma tu ci credi? Ma tu ci credi che in un piccolo atto di creatura umana la mia volontà può riempire cielo e terra di lodi, di benedizioni, di riparazioni, entra nell'acqua d'intra della Santissima Trinità, si sfoga e inonda di felicità cielo e terra, e si fa tutto per tutti, nel tempo e nell'eternità. Ci credi? Sì, Gesù, e falla quell'atto piccolo piccolo. Beviti quel bicchiere d'acqua, dilla quella preghiera, e ricorda, e accetta, e
che tu voglia che ci sia questa divina volontà che opera in te. Questa è la nostra prova. Adesso, memori di questo, non ci sconfortiamo nel momento in cui adesso, nei prossimi 5 secondi, passo a leggere una delle prove di Luisa. Sappi dunque che voglio metterti in mezzo ai demoni. Darò loro libertà di tormentarti. Se volete smetto di leggere. Siamo ancora forti? Del trionfo, della prova? Nessuno si lasci intimidire. Vietato. Qui c'è un vincitore solo. Se no smetto di leggere. Affinché quando avrai combattuto, quasi lottato con le virtù e con i vizi opposti, già tu ti troverai in possesso di quelle stesse virtù che crederai di perdere. E Luisa combatte, si aggrappa a quel filo di fede per dire no, Gesù tornerà, mi ha promesso che torna, mi ha promesso che torna, è lui che vince, è lui che vince. Quella fede si ridotta a un filo e come lei si aggrappa, il filo le taglia le mani. Allora sembrava che la fede si assottigliasse, tu pensavi che la fede si assottiglia? No. È la conquista della fede, è lo stato di pura fede. Pensiamo a nostra Madre Santissima. Dopo la morte di Gesù, è stato messo nel sepolcro. La maggior parte degli apostoli sono ancora nascosti dietro i cestini. A uno tornano al cenacolo a dire, donna, che vuoi, è andata a finire così. Pietro dice, ma è stato bello, ma io torno a pescare. Ero pescatore, torno a fare quello che facevo prima. In fondo nessuno credeva che lui sarebbe risorto. Chi era l'unica che ha creduto nella redenzione, in quei 3 giorni che poi alla fine sono diventati 1 giorno e mezzo, dal venerdì sera alla domenica all'alba? Chi era colei che si teneva nello stato di pura fede, aggrappandosi a quel filo di fede che le graffiava l'anima, le tagliava le mani, mentre lei rifiutava di lasciarlo andare? Maria Santissima. Per questo lei è corredentrice. Se Maria Santissima avesse smesso di credere per un istante, possiamo essere sicuri che Gesù non sarebbe risorto. Questo vuol dire corredentrice. No, perché a scanso di equivoco ci potremmo pensare, no? L'icona di Maria, sì, con qualche spada, con qualche dolore, ma sempre lei nella visione beatifica e nell'unione con il Figlio, no? Dice Gesù a Luisa, quante volte l'ho lasciata nello stato di pura fede? Quante volte l'ho lasciata nello stato di pura fede? Maria Santissima che dà il Redentore, il Dio bambino al mondo, si priva anche della gioia di tenerlo in braccio, lo mette in una mangiatoia con il materassino spinoso della paglia. La volontà divina comincia a insegnare la rinuncia, anche nel non poter tenere in braccio il Figlio di Dio. Lo mette lì perché è di tutti, donna, non è tuo. Perché mi cercavate? Non sapevate che dovevo occuparmi delle cose del Padre mio? Poi lui se ne va. Quando poi l'umana volontà, quando poi il peccato gliel'ha squartato questo figlio, gliel'ha ridotto a un brandello di carne, allora il mondo ti ha detto, donna, te lo puoi riprendere. La stella, nostra Madre Santissima, ok, me lo riprendo, lo mette nel sepolcro. L'ultima ora della passione, Maria Santissima desolata, Figlio mio, sentire la tua voce per me era il paradiso, adesso non mi parli più,
Come posso continuare a vivere? L'unico modo per me per continuare a vivere è prendere le tue pene e farle mie. Allora dice lei, si allontana dal suo corpo, ma che vedo? Vedo la tua fronte coronata dalle spine di Gesù, le tue orecchie assordate da un fungo che assordavano l'udito di Gesù. Dammi le tue pene, soltanto le tue pene, posso trovare te. Maria Santissima è desolata, la prova di Maria Santissima. È quello il consiglio che mi dà Gesù a Luisa, è usare le pene quando stai così. Torniamo proprio al principio. E questo è quello che dice a noi. Dice a noi. Ecco. All'anima. Pertanto, siccome abbiamo la madre, la regina della fede, e colei che ha trionfato della prova, perché Gesù è risorto, e tanto è stato il dolore della prova, tanto è stata la gioia nella risurrezione, che la lasciò muta. Pensiamo alla Maria Santissima. Gioisse e cantasse per la gioia di Gesù, non poteva, non c'era suono umano che potesse lei proferire per esprimere quella gioia divina. Tant'è vero che lei, non, come dice Maria Santissima nel suo libro, non feci motto a nessuno, vero? Non feci motto a nessuno. La gioia la teneva impietrita come il dolore. E pian piano si avvicinarono, ritornarono e mi dicevano che Gesù gli era apparso di qua e di là. E io li confermavo nella fede e nella realtà della risurrezione. Non feci motto a nessuno. Troppo grande questa gioia per compartirla umanamente. Pena divina, gioia divina. Per questo l'anima che vuole vivere nella divina volontà diventa capace di soffrire immensamente, tanto quanto di gioire infinitamente. Nostra Madre Santissima non per niente, non romanticamente, è la regina delle gioie e dei dolori. Che vuol dire? Li conosce tutti, li ha provati infinitamente, tanto da non poterne parlare, non poterli esprimere umanamente con un sorriso, con un'esclamazione o con un abbraccio, no. Grazie Madre Santissima, che ci hai voluto dare la fiducia, che tu sei la madre che trionfa di tutte le prove. Nostra Madre Santissima ha trionfato della prova di Luisa, perché sebbene Nostra Madre Santissima non abbia avuto la missione specifica di far conoscere le verità della Divina Volontà, per questo lo doveva fare dopo che l'opera della redenzione era stata conosciuta abbastanza, però questa missione è già dentro di lei. Nostra Madre Santissima ha fatto tutto quello che Luisa ha fatto, pertanto ha superato anche la sua prova. Adesso la nostra prova sta dentro la prova di Luisa, che sta dentro la prova della mamma, che sta dentro la prova di Gesù. Più sicuri di così? Triplo successo, tripla vittoria, gli atti triplici. Allora, quando ti sembrerà di aver perso in queste lotte furiose, dice Gesù a Luisa, allora verrò io e formerò in te la mia dimora e saremo sempre insieme. È vero che sarà doloroso il tuo stato. I nemici, i demoni, non ti daranno più pace né di notte né di giorno. Saranno sempre in atto di muoverti fierissima guerra, ma tu abbi sempre la mira a quello che voglio fare di te, cioè a farti simile a me, e che a ciò non potrai giungere che per mezzo
di molte grandi tribolazioni, che così starai con più coraggio a sostenere le pene. Qual è la prova dell'anima? Qual è la prova dell'anima? La prova di Luisa, la prova specifica di ogni anima. La prova di fedeltà più importante per l'anima, che crede e accetta e decide per il dono della divina volontà come sua propria vita, e il lavorio divino di purificazione del suo essere, è la fermezza, la costanza e l'attenzione nel lavoro che ha cominciato con Gesù, nella sua attitudine di continui atti immediati. Quindi la nostra prova è quella di mantenerci nella fermezza, nella costanza, nell'attenzione. Questo lo stiamo pure facendo oggi, perché in nome di chi, di che cosa siamo riuniti insieme? I nostri cenacoli, il nostro continuo entrare nelle ore della passione, il nostro tenerci attaccati a quei volumi, a quelle verità. Diceva oggi Torino, c'è un santo sacerdote che dice: a me basta leggere una parola di questi volumi e sono già a posto per tutto il giorno. Questo è il vero trionfo della prova, è il regno della divina volontà, è la sconfitta. Perché il nemico è così accanito contro Luisa? Indovina un po', metti il piede sul suo capo e schiaccialo. Così come la donna è stata incitamento per il peccato di Adamo, io per la sconfitta del nemico mi servo della donna, abbiamo detto ieri, o ieri. Per cui è la donna, in Maria Santissima e Luisa, che schiaccia definitivamente il capo del serpente. Allora, grazie Luisa, mettiamo ogni nostra provetta, le nostre prove, le mettiamo dentro Luisa. E tutte le prove di Luisa sono state superate e trionfate in Maria Santissima. E tutte le prove di Maria Santissima sono state superate da Gesù stesso. Quindi più al sicuro non possiamo stare. Ora in luna ci fermiamo e poi riprendiamo dopo il pasto con Gesù, che ci dà le armi sante per questa battaglia che si prepara. Ognuno la propria, ognuno la sua battaglia, però le armi ce le dà Gesù. Le armi sono potentissime e dicono sicura vittoria.